Okay. Sì. Allora, Harissa è un luogo meraviglioso del Libano, a 25 chilometri da Beirut, direzione nord. È una montagna con a 600 metri sul livello del mare, e su questa montagna nel 1500 i frati francescani hanno avuto in dono una terra e ci hanno costruito questo conventino nel 1500. Però prima del 1500 i frati francescani abitavano in due casette in un villaggetto vicino a Harissa che si chiama Daraun. Da quando i frati hanno avuto questo regalo, diciamo, da una famiglia libanese, allora hanno lasciato quelle due stanzette di Daraun e si sono ritirati in quest'altro luogo, in questo conventino fatto nel 1500, eccetera, eccetera. Poi dopo, siccome diciamo, i frati francescani lì di questo conventino erano i rappresentanti anche del sommo pontefice, del papa, eccetera, eccetera, erano come degli inviati, dei delegati, eccetera, del papa, e allora il superiore di questo convento aveva il diritto perfino diciamo di fare quello che poteva fare un delegato apostolico, capito? E quindi era molto conosciuto lì. Allora, siccome appunto era conosciuto, allora la gente veniva in convento e naturalmente i frati hanno fatto la conoscenza di molti dei ragazzini che stavano nelle vicinanze, e allora hanno chiesto ai frati: perché non costruite un conventino più grande, diciamo, per farsi una scuola? E qui nel 1700 hanno costruito questo convento qua. E poi quando siete stato io sono stato in Libano due volte, una prima volta dal 1971 all'81, e un'altra volta dal 2004 al 2005. Poi dal 2005, e allora mi sono trasferito qui a Francavilla in Gitola. Allora vediamo queste foto. Diciamo queste foto, questa è la sì, questa la qui, parte... questa, sì, questa qui è, ah no, dobbiamo dire ancora qualche notizia sempre sulla chiesetta. Allora lì c'era, oltre al convento, c'era anche una chiesetta molto molto povera, molto semplice, però che si confaceva con il conventino, col piccolo convento, eccetera. E io ricordo che nel 51, quando sono passato di là da Harissa per andare a fare il noviziato a Betlemme, ho visto questo conventino, e mi sono detto: magari potessi un giorno venire qui e stare qui. Questo è nel 51, e nel 71 ero proprio io, stavo lì, eccetera. Però quando sono arrivato io, quel conventino non c'era più. E l'hanno buttato via, e hanno anche la chiesetta è caduta, l'hanno fatto cadere, l'hanno lasciato cadere, insomma. Comunque, e quando invece nel 1971 sono arrivato, ho chiesto ai superiori di ricostruire la chiesetta, ma più che ricostruire la chiesetta com'era, ma fare una chiesetta a secondo, diciamo, del luogo, siccome è una collina, è a 600 metri, è più o meno, possiamo dire, una montagna, è quindi una montagna. Mi piacerebbe, allora ho detto all'ingegnere che mi piacerebbe avere una chiesetta stile alpino. E così io stesso gli ho fatto un piccolo disegno, e l'ingegnere mi ha fatto tutto il resto. Il resto, sì. Questa, come vediamo, è la porta. Questa sì, questa è la porta della chiesa. Questa è dietro, parte ovest della chiesa. Questo è l'esterno. No, questo qui è il coso, diciamo.
La parte esterna, insomma. La parte esterna. Sì, sì, fuori. Sì, fuori. Questa è la chiesa. La chiesa alpina con il campanile. Perfetto. E a destra, ecco, e a destra invece c'è il coso, naturalmente, c'è il convento del 1700. Sì. Questo è l'interno. L'interno della chiesetta. Questo è un brutto. C'è la Via Crucis, è vero? Aspetta, questo invece di fronte, ecco, questo sempre è all'esterno della chiesa, sì, ovest, quella che abbiamo visto prima, eccetera. Sì. Questo invece è un angolo, sempre ovest, è un angolo. Che prima c'era qua sotto, una cisterna. E allora quando sono arrivato io, ho guardato, nella cisterna c'era tutto il materiale che c'era nella cosa. Questa era la statua di San Francesco. Sì. Che c'era il materiale tolto dalla chiesetta del 1500. Allora io ho sgomberato, ho tolto il materiale. No, il materiale che c'era, eccetera. E poi adesso la gente può andare là vicino e ci mette le candele. E io poi ci ho fatto un angoletto. Con San Francesco e di Rosignoli. Allora, questa stampa l'ho presa dalle suore francescane di Ashut, che sono ancora più in alto del nostro convento, siccome loro l'hanno venduto il convento, eccetera, il giardino, e io ho chiesto, dico, ma perché non mi date? Allora, deve pagare, perché noi l'abbiamo venduta. Questa all'esterno, sempre. Ecco qua, questo qui è l'altro angolo. E vedi qui, anche qui, questo qui è il cantico delle creature di San Francesco. E lì vicino all'angolo di San Francesco. Dove c'è la statua di San Francesco. Sì. Allora, ecco. È il cantico di San Francesco, cantico di Frate Sole. Sì. Questo è l'interno. Questo è l'interno, sì. Questo è il salone, un salone, un pezzo di stanze, c'è. Salone, la scrivania. Queste sono le stanze varie. Sì, stanze sotto e sopra. Qui vuol dire il finisce verso la chiesa. Con la libreria. Dove erano la sagia? Sagrestia. No! Francamente no. Diciamo che francamente. Ecco, questo qui è l'esterno, vedi? L'esterno della chiesa, vedi? Sono tutte le cose, dove le finestre fatte a T. Sì, sì. Con il Tau. Con il Tau francescano. Sì. E in un altro angolo, forse vediamo se non si vede. Andiamo, poi ne parliamo, che li vediamo tutti. Ah, ecco questa, torna quella di prima. Ecco qua, vedi qua. Qui c'è l'altro angolo qui, ovest. Qui, allora, per poter entrare dal nuovo alla chiesa, io ci ho fatto un passaggio, no? Con delle pietre. E ho fatto una T, anche come le finestre, una T. E allora una volta ho detto ai ragazzi che venivano là, dico, guardate, io ho fatto fare questa chiesa. E poi ho messo la mia firma qui. Chi la vede la firma è bravo. Nessuno ha potuto. Ha visto che quelle pietre è una T. Questo è la scala per salire al piano superiore del convento del 1700. Questo convento era tutto coperto di come si chiama in arabo, si chiama tibin, che è quella paglia, terra, eccetera, per fare il tonaco, ma molto molto grossa, eccetera, per evitare la dispersione del caldo e del freddo. E io allora, siccome l'ho visto, allora ho tolto tutta quella cosa lì ed è ritornato come era anticamente. Questa è sempre esterna. Sì. All'interno questa stessa scala che si vede, che scende, sì. Sopra, questa è sopra, questa è sopra. Sopra, sì, questo è l'esterno della chiesa, il retro, questo sopra, questo qui l'ho fatto anche questo. Ma vedete il mare qua, vedete dove sta il mare? Questo qui è cosa? Allora, siccome qui, siccome il terrazzo c'era sempre
c'era sempre acqua, no? E allora ho chiesto all'ingegnere, diciamo, voglio fare diciamo, qualche cosa per evitare. E allora vedete queste specie di pietre sono grosse, così eccetera. Allora tra queste pietre e sotto c'è uno spazio così, una bella guaina, sì. Allora l'aria entra dentro eccetera eccetera, e non c'è naturalmente l'acqua va qua e poi se la porta via, quindi non entra più assolutamente. E invece poi lì ho fatto anche una specie, ho messo una cosa, ecco, guardate Giunie, queste Giunie, e qui la teleferica è lì, qui a sinistra, qui la teleferica che arriva da Giunie, vedete come pendenza, è qui, molto ripido. Ecco, questa qui è la teleferica che arriva da Giunie, della città di Giunie, quassù. E sono diciamo, saranno in linea d'aria forse 3 chilometri, 3-4 chilometri, teleferica a Giunie, da a 103 in Giunie. Come? 103. Sì, 103. Collega. Giunie. Ecco, queste qui invece, vedi, è quello che vi dicevo prima, no? Che hanno tagliato la montagna, no? Per farci, per farci questo. È qui enorme, no? Ma grandissimo. Sì. E poi lì naturalmente io ho fatto questa roba qui per metterci le macchine sotto, no, per le macchine, sì. Bellissimo comunque. Diciamo che facciamo una panoramica, poi vediamo. Ecco, questo è qui, in questo qua, no? Questo l'ho fatto io con le mie mani, questo qui, è un gazebo. Questo qui invece è il garage, no? È il garage. Allora, siccome io prima stavo alla tacchia, no? E poi dopo sembra abbastanza lungo, in sì, è lungo, sì. Ci sono tre stanze. Siccome due operai hanno voluto seguirmi, se vogliamo, perché sicuramente tu a Harissa ci trovi da fare, sì, eccetera, e vogliamo lavorare con te. Sono venuti con me, allora dentro quei due cose, ho fatto le due. Ho capito, questa è sempre la città. Sì, la città di Giunie. Sì. Giunie. In basso. Sì. E che è un centro importante. Sì, e fa forse 150.000 abitanti. Questa è la vostra macchina? Sì, la Subaru, sì. Sì, ecco, la Subaru è la cosa. Ecco, da qui l'interno. C'è un nuovo sistema. Questo è il bosco. Guardiamo le cose più interessanti logicamente, poi per fare una piccola storia. Questo è sempre il bosco. Ecco, vedi qua. Io qui nel bosco una volta al mese mi sono comprato una tenda, e allora scendevo giù nel bosco, mettevo la tenda qua sotto, e dal venerdì a domenica dicevo ai miei ragazzi, non voglio essere disturbato, non mi disturbate, lasciatemi là, io mi posso da mangiare eccetera, e stavo lì, la domenica tornavo, ma sempre nel bosco nostro. Sì, queste sono le vostre galline. Quello che vi fate la sera, insomma. Un momento di ritiro spirituale. Sì, tutti i mesi. Ce n'è la gallina? Questa è sopra però, non è, è sopra. È sopra. Sì. Ma dopo, sotto così, magari. È lì che avete incontrato il famigerato padre Berto? No. Ecco, qui c'è una peschiera. La peschiera con voi qua vicino. Sì, ma questo qui lo fate, era una cosa, no? Era una vasca. Sì. Una vasca. Però siccome i miei ragazzi dicevano, padre, noi come facciamo una vasca troppo piccola? Allora l'ho ingrandita, sempre con l'aiuto dell'ingegnere, eccetera. Ha trasformato la vasca in una piscina. Sì, una piscina, sì. E anche le persone del COS, no? Anche
anche le persone che venivano, cioè i ragazzi del villaggio, mi dicevano: padre, possiamo venire anche noi? Venite, eccetera. Insomma, ma c'erano sempre due o tre. Era abbastanza grande. Beh, bellissimo, sempre bellissimo. Ma potevano fare il bagno, sì, era sì, una... no, no, questo si chiamava come? E questo qui è l'operaio, sì. L'operaio che si chiama Abu Salah. Abu Salah, il figlio si chiama Salah, e lui sì. Si chiama Abu, il padre di Salah, è quello che mi ha fatto, mi faceva i lavori, faceva tutti i lavori, sì. Questo mi sembra la piscina, questo è un altro. Questo è il figlio forse? No, questo è un egiziano, sì. Che stavano lì, no? Allora questi venivano la domenica. Sono i pesci? Sì. L'orto. Pomodori. Sopra, questo è sopra. Sì, due vicino alla costa. Un pozzo. Ecco, questa è la croce. Sì. No, dopo si vede ancora meglio. E ecco, abbiamo... Sì, ecco. No, però ecco, quello che mi serve, che mi aiutava moltissimo. Ah, ecco, qui era il giardiniere. Questo era il giardiniere. Un siriano anche lui, un siriano. Però che era scappato, ci è andato via dalla Siria, venuto là, cioè, era sì, il giardiniere. Che faceva tutte queste cose? Sì, no, che faceva attenzione a queste cose, sì, sì. Il giardiniere. Beh, i pomodori facevano, Ecco, questo è il giardiniere. Sposato, c'avevano due figli, tre figlie. Comunque bello, Sì. E se pianticelle, gli agrumi? Sì, tutto. Quello che è variegato. Questa è sempre la sala, giusto? Questa è la cucina. Ping pong. Una libreria. Un bel armonium, un piano, insomma. Una camerata. Sì, la camerata. Dei ragazzi, giusto? Ragazzi, sì. Perché per sopra funzionava come un piccolo convitto. Sì. Ecco, vedi, questa qui è la cosa. Questo qui è un quadro fatto da un pittore. Questo, vedi, la Madonna del Libano, questa è la chiesa del Libano, sì. La chiesa del Libano, cioè, il nostro convento, vedi che il nostro convento qua, lo vedete qua? Sì, il convento, sì. Accetta. Ecco. Ecco il nostro commento. Un panorama di Arissa, sì, realizzato da un pittore. Sì, ma, sì. Guarda, sembra una fotografia. Sì, sì. Ecco, quest'altro invece sotto, sempre nel collegio. Allora, questo pittore, gli ho chiesto di farmi San Francesco, ce l'ha fatto San Francesco, San Francesco, questo è questo qua. Bello, Qui, eccetera. Vedi, per esempio, però un pittore della zona, sì, si chiama ed erano affreschi, sì, no, solo pitture sul muro. Ah, no, no, non affreschi ce ne vuole la croce, molto, questi sono sotto. Ecco, aspetta, torna. Questo qui è quello nuovo, vedete? Questo sì, è tutto, sì. Quello nuovo. Quello che hanno costruito sopra quel conventino. E per fare questo qui hanno tagliato, eccetera. E per farci poi tutto questo piazzale enorme, poi muri alti, 7 metri. Ma magari per fare qualche festa, qualche cosa. No, non si serve, non si fanno così. Questo è in costruzione, insomma. Sì. Non si fanno così. Questo è l'interno della chiesa di Sant'Antonio? No, non mi sembra. No, della nuova. Quale?
Questo qui. No, qui sotto. Sotto. No, non è la chiesa, no. Queste sono queste. Ah, questo qui è un altro, è sempre legato a questo. Abbiamo fatto un salone grande, allora lì si possono fare le conferenze, eccetera. Qui è un salone, un altro salone. Un salone. Sì, un altro salone. Sempre là e qui sono ripetuti comunque. Sì, alcune scene sono fatte meglio, sono state fotografiate meglio. Episodio della vita di San Francesco. Francesco, sì. Forse è fatto il bello. Era. Oh. E qui te l'ho dato, vedi che te l'ho dato? Nel 2005. Allora appena sono arrivato. Sì. 14 sono anni arrivato. Sì, appena sono arrivato. Verso la fine, perché io sono un. E neanche lui ricordava di. E io l'ho trovato l'altro giorno così per caso. Poi, questo è. Un altro luogo, questo è come i miei ragazzi, questo è il pittore, questo è il pittore e questo qui è cosa lo sarà, e questi sono tre chierici, questo sacerdote adesso è lui è direttore, questo si chiama Jihad Krayem. Sì, questo è andato via. Ma Jihad è come la Jihad è Jihad. È un nome di persona. Certo, anche. Certo. Jihad vuol dire uno che fa la lotta, eccetera. Sì, sì. Lottatore. Sì, Jihad. Ecco, queste sono i miei ragazzi. Lo usano i musulmani. Tutti lo usano. Anche i cristiani. Sì, sì. Ecco, siamo jihad. Qua stavate facendo la gita. No? Sì, io ho preso questi ragazzi, no? con la macchina, e dico adesso vi faccio vedere la Siria. Ho fatto vedere la Siria. E qui, il panorama in generale. E quindi quel luogo che. È una località della Siria, quel Kubadi, non so. È del Libano. Ci sono delle montagne che sono favolose. Una gita. Il padre Tarcisio con i suoi ragazzi. Nelle montagne del Libano. Sì. Sono andato in montagna del Libano e montagna diciamo della Siria. Questa qui è la montagna del Libano. Montagna del Libano. Ecco, questo qui è il pittore, vedi? Questo è il pittore, perché ha una gamba più bassa dell'altra. Questa, sì. Anche il pittore è un certo Abu Salah, anche che è il fatto. Il pittore più o meno non vi ricordate come si chiama? Sì. No, questo si chiama Abu Salah. Questo si chiama Samir Daabul. Samir Daabul. 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 Daabul, sì. Samir Daabul, sì. Libano. E il capomastro? Il capomastro è Abu Salah. Sarà sempre una Madonna meravigliosa comunque qua, meraviglioso. Alcuni giovani. Questa non c'erano grotte, che erano? Sì, siamo andati, bellissime grotte. Erano i cosi quando c'erano i turchi, no? Che allora sì, questi preti per trovare rifugio si rifugiavano là, sì. E addirittura ho un'impressione, c'era un antico affresco? No, è un'impressione. Questo sembra un leone addirittura. Sì, comunque sì. Un'impressione. C'era una chiesetta forse? Oh, sicuramente.
E poi siamo andati anche a vedere su una montagna un coso, era questa che una chiesa, siamo andati a vedere un eremita sui montagna che veniva dall'America del Sud. Mm-hmm. Era in montagna, per arrivare lassù, mamma mia che sforzo abbiamo fatto. Ma era qua, non è qua. No, non è qua. No, questo è un altro. Questi sono, diciamo, questi santuari nelle cose nel Libano. Un panorama stupendo. Aspetta, dietro, volevo vedere una chiesa. Ecco questa qua. Dunque, questa qua è una delle, diciamo, questa qui credo si chiama Enwar'a, cioè vuol dire fontana della foglia, Enwar'a. E qui è arrivata la prima stampa o la stamperia, diciamo dalla Germania. Qualche nicchia, cosa. Sì, questa è la chiesa. Sì, questa qui è cosa. Ma è bellissimo un po' questo che fa questo signore, sì. Mamma mia, troppo bella. Sì, io non mi ricordo i nomi più, ma adesso sono sempre una tele. È Jihad. Ma si potrebbe Jihad andare. Ma certo. Sì. Ripetetemi sto Jihad, chi era? Jihad? No. Io mi sono... Si chiama... Perché non organizziamo? Mi sono fermato. Jihad sono Krayim. Sì, e che cos'era? Adesso, è il coso. Era un operaio? No. Era un mio ragazzo, giovane. Questo chi era? Con alcuni giovani, questo. Tra cui Jihad. Jihad, Krayim. Krayim. Libanese, che adesso è il direttore del collegio di Harissa. Ora sempre lì. Sì, sono sì. Ecco questo qui, anche questo si chiama Mario Hacciti e quest'altro, anzi, eccetera. Questi sono i miei ragazzi che andavo in giro, io andavo su e giù, eccetera. Queste. Perché io, come al solito, io volevo far vedere tutto quello che volevo vedere, eccetera. Certo. Ma quanti cose. Ecco questo. Questo qui adesso sta in Australia. Si chiama Istanbuli, Ghassan Istanbuli. Allora, questo qui è Ghassan Istanbuli. Questo invece si chiama, come gliel'ho detto, l'unico che ho segnato è Samir Dabul. Samir Dabul, l'architetto. No, Samir Dabul. Pittore. Sì. Questa è Abu Salah, questa qui è andato via, questa è andato via e questa è andato via. Un bel viaggio, ma si può, dicevo... mica uno solo, più volte siamo andati più volte. No, mi piacerebbe andare. E questa è una vera e propria chiesa nascosta. Sono cose ricavate, sono come più o meno come le chiese rupestri, sì, della cosa, sì. oppure queste delle cose della Basilicata, no, sì, della montagna, sì, come Matera, sì, tipo sì, Matera, sì, così, sì, come quelle cosiddette chiese, sì, tipo Gè, scavate, sì, nella roccia, perché avevamo il pulmino, mettevamo il pulmino e via, sì, avevamo un pulmino, la macchina, sì. Grazie. Io perché lui gli volevo più bene degli altri, perché era più vicino a me, diciamo. Sì, sì. E diventando direttore, prima era come un docente, maestro? No, ha avuto un ruolo amministrativo. Se mi ricordavo di questi qua, li potevamo mettere. Non di insegnamento. Libro. Sì, ecco. Però prossimamente ne faremo un altro. Questo qui, lui, era uno dei ragazzi, dei postulanti. Ah, ho capito. Uno dei postulanti. Beh.
e come gli altri in tutto. Ma poi è diventato frate? Poi sì, certamente, poi dopo andato a fare il noviziato, quindi erano fattori... Sì, sì, qui sono... Ora, frate francescano, direttore del collegio. Sì. Questo è il reverendo. Questo è il famoso reverendo. Ah, sì. E quella assieme a lui queste erano belle da pubblicare. Questo è un corso, questo è uno di sempre di un libanese, che però cioè, comunque di questo qua dopo anno, possiamo dopo anno, fare pure un bell'articolo dopo un anno e poi non si ha fatto il corso ha lasciato delucidazioni, vabbè, è tornato, è bello, facciamo un articolo di questa cosa perché è bellissimo. E poi lo pubblichiamo su qualche libro. E quello di chi è? Aspetta, Mario. Questo è Mario. Mario Arcidi. Anche lui. Questi due qua, non erano ancora. Erano ancora postulanti. Postulante? No, questo non è postulante questo. No. Questo è chierico. Questo è chierico. Sì, ha già fatto un due chierico. Sì, che si chiama? Si chiama Mario Arcidi. Libanese. Libanese, sì, che adesso è superiore è direttore del collegio, cioè del convento di Gerico. Sì, sì, nei territori palestinesi. Sì. Gerico, questo è... Ed era libanese. Sì, bella sì. Questa fotografia è meravigliosa. Aspetta. Meravigliosa questa fotografia. E quello assieme chi è? Questo è un altro. Ecco, questo qui è il pittore, poverino. Ecco, questo qui per andare da questo Nasek, questo eremita che stava difficile, quando siamo arrivati lassù non ce la faceva più, poverino, non ce la faceva più. Sì. Sì, poi con quella gamba particolare. Ecco, io sempre li volevo proprio come dire. Questo è però bello. Ma erano loro che sapevano della presenza di questo eremita, o voi? Era stato detto da qualcuno? Mi hanno detto che se andate là, salite più in alto che c'è, eccetera, siamo andati. Sì. No, perché mi piace. Però nessuno di voi lo conosceva. No. Questo è da pubblicare comunque, queste fotografie. Un libro perché vi parlo. No, bellissima, no, non è. Sì. Senti che ne avete fatto cammino. Quel povero pittore è arrivato sfinito. Sì. Poverino, veramente. E se no che eramo era. Vedi, Rudri. Poi faceva caldo. E chi è che soprattutto scattava le fotografie? Ma io non mi ricordo, per verità. Qualcuno di loro. Si davano il cambio. Si davano il cambio, sicuramente. No, c'era un altro, sì, che non c'è qui, vedo c'è, sì. Che però è diventato. Purtroppo è diventato sacerdote. Sono state scattate tante. Sì, è diventato sacerdote. No, perché guardate che belle fotografie. Sì, è diventato sacerdote, però purtroppo dopo quattro anni, ha lasciato, adesso sta in Olanda. Ecco, questa è la cosa di quelle cose, dicevo io, che il tipo lì che sta sulla montagna da solo. Sì. Ecco qua, anche questa qui è qua. E chi gli porta da mangiare? Nessuno, se la fa da solo. C'è una pietra e poi un po' di grano e lo macina e poi c'è. Sì. Non ancora esiste, no? Non lo so. E questa? Beh, lì, sempre lì, da quelle cose. Sì. Forse è questo.
No, 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 no. Questo con la barba? No, questo, no, questo qui è un coso, un prete greco, greco. Sì. Che sta però, che sta anche lui in una specie di romitorio. Sì. Romitorio. Siamo andati anche a fargli una visitina. E qui sono tutti i miei ragazzi, tutti i miei ragazzi. Ma ecco, vedi qua, aspetta, aspetta, apri, apri, faccio vedere che bernacco come l'ho fatto io, l'ho fatto io. Ecco qua. Ecco questo. No, non è questo, no. No, l'avevo fatto. No, no, un tronco, un tronco. No, 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 non è questo. Non siamo è... qua e qui, ah, lì sopra. Sì, non, è, sopra. Non è quello, non è quello mio, non è quello mio, no, 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 no. Questo è il tronco. No, ma no, non è il mio, no, no. Vedi, questo di quel tipo là. Poi. Ma veramente quante ne hanno tante di queste fotografie? Sì, quello ci finisce mai. Bellissime però, bellissime. Belle. Belle, belle, belle. Ma io non lo so, non me le ricordavo. No, mi ricordo che mi avete detto tienili tu che tu sai che non si perdono, infatti non si perdono mai. Era una casa scoperchiata poi. Non so, non mi ricordo, non mi ricordo. Poi ritorno. Aspetta, ritornando. Proprio una documentazione fotografica. Ah, le scarpe sono partite. Completa, eh? Ah. Sì, perché poi io li facevo camminare, camminare. Anzi una volta. Beh, questa proprio è bella questa foto. Anzi una volta. C'erano delle suore. Ma non ce l'avete qualche parte nella parte del E c'è questi qua, cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Allora, una volta no, le suore, io siccome quando stavo lì a cosa, no? Quando stavo in Siria, alla Turchia. Si è rilassato questo. Sì, quando stavo in Siria. Allora mi dicevano, andiamo su in montagna. E io, sì. E io riportavo così, strade non diciamo che non ci andava nessuno, no? Sì, sì, e allora anche le suore ho detto, guardate che facile scendere, li facevo scendere. Allora una suora francese, no, belga, mi ha detto, per Tassisius su Chanala e Boulevard Tassisius. E secondo, quella strada è il viale Tarcisio. era impossibile, sì, che sì, scendere, sì. Capito? Sì. Questo qui invece è vicino al Nahr el-Kalb. Questo Nahr el-Kalb. Dove sono passate con Nahr el-Kalb? Come si chiama? Il fiume Cane. Fiume Cane. Nahr el-Kalb. Cane. Sì. Sosta. Sì. Cioè, no, questi sono più cose, non è una sola passeggiata. Sì, sì, sono sì, molte sì, passeggiate. No, questa è la zona, no? Sì, corso sì, questa qui è questa, ecco, c'è fiume Cane. Sì, sì, fiume. Nahr el-Kalb, si chiama Nahr el-Kalb. Nahr al-Kalb. Al-Kalb. Fiume Cane. Sai che una volta ci dice che c'era quando è venuto Nasser quando è un attacco in Libano, sì. Allora il coso, diciamo, gli ha detto benvenuti, e gli ho fatto vedere un quadro del Nilo, cioè, sì. Benvenuti nella terra del Nilo, e questi libanesi hanno detto benvenuti nella terra del Cane. Sempre nella terra del Cane, forse. Sì, nella terra del Cane, sì. Nahr, non terra, Nahr. Fiume. Questa è più bella, che foto. E questo? Questo è... Questo è sempre quello. Quello è sempre quello che dove sono andati. Forse comincia dall'inizio adesso. Ah, questo qui, no, questo è Biblos. Biblos. Biblos.
Biblos, dove ci sono stato? Sì, sì, Biblos è una delle città, del Libano, quelle più famose, quelle sì. che ha resistito a questo Biblos. Sì. Questo era il museo di Biblos. Museo. Bene. La fotografia. Con le spiegazioni, poi se volete le spiegazioni poi ve li faccio. Al mal di Gesù al Messia, gloria a Cristo Gesù. Bello. Queste sono tutte... sono di cose di Biblos. Biblos. Charbel. Sì. San Charbel. San Charbel. San Maronite. Charbel, sì. Questo? Credo che sia uno che ha avuto la grazia e lo un ex voto forse per grazia sì. Poi questa messa, ecco, questo è un altro piccolo santuario, ma vicino Charbel, vicino dove essere, ma niente di speciale. Piccolo santuario, sì, Maronita, sì, a San Marone. San Marun. Bello però, pittoresco, diciamo, sì. Un baffuto Abu Salah, quello era Abu Salah il baffuto, c'era anche, sì Abu Salah. Ma prima o dopo dovevano finire, no? Eh no, ma adesso sai, mi faccio una cosa io di questa qui, gliela do a mio fratello, così diciamo lo può vedere, perché lui non è che l'abbia questo, visto. Sì, ve la faccio io la copia, sì, perché sì. Aspettate un attimo, voi a qualche parte ce l'avete. Picnicchi, questa è il picnicchi. Questi nomi qua li hai presi tu? O erano scritti? No, erano già scritti. Già scritto. Allora ecco, l'hanno scritto loro, te l'ho scritto loro. Loro l'hanno scritto. Allora, sì. Va bene, ecco, quindi c'è tutto qui scritto. Quindi non c'è bisogno. C'è non tutto scritto. C'è tutto scritto. Sì, questa è la stessa cosa, solo che magari porta c'è tutto, tutto scritto, c'è tutto scritto. Allora, quindi non avete c'è bisogno. E cosa c'è scritto? Ecco, bene, prima di qua. Picnic, Anarre. Bashir. Ibrahim. Nar Ibrahim. Ma c'è scritto. Il fiume di Abramo. Di Abramo, sì. Qua c'è. Leggete qua, ingegnere, c'è scritto. Sì, no, ma a voi tutto. Sembra una cosa ovvia, ecco. Ecco, poi per esempio, Harissa Convento. Poi, quindi picnic Anar Ibrahim, picnic che Anar Ibrahim, Libano, no? Anar Ibrahim, sì, Anar Ibrahim, sempre Libano. Sì. Ed è vicino ad Harissa? Cioè vicino, sì, a nord di Harissa. Sì. Sempre che hanno le stesse persone più o meno. Guardate che bello quello, questa fotografia. Ed è una località o un piccolo paese? No, Anar Ibrahim è un paese e un fiume. Infatti c'è il fiume. Ecco, questo qui quando stiamo facendo Anar Ibrahim, stiamo mangiando. Sì. Picnic. Anar Ibrahim. Che questo giovane, questo qua, non questo, quell'altro. Un altro. E lui è di là. Lui è di là, ecco questo qua. Lui è di là, è di sì. qua, di questa zona qua. Sì. Venite che andiamo e vi faccio vedere. Sì. Calabrese. Questo è il mio paese. No, Calabrese. Più questo qui, ecco, questo qui è un padre. E si chiama che adesso è il superiore del convento di Beirut. Cioè, ma da tempo, sono cresciuti bene, insomma. Tornando a Biblos, sì. Non è una delle prime città dove è nata la scrittura? Certo. Proprio Felici, è la patria della scrittura. Dei felici, Biblos. Ecco. Questo è il lago. Sempre lì Anar Ibrahim. Anar Ibrahim, sì. Bellissimo, qua è bello. Ma veramente bellissime le cose, le fotografie, è fatto bellissimo.
si divertivano. E beh, poi erano contenti chi era di quelle parti. Queste sono fotografie stupende comunque. I posti più caratteristici. Ma più d'estate non ce l'avete più. Eh? Più indietro di quest'anno. Cioè i filmini più antichi. Dove ce l'avete? Qui. Ma i filmini che fai tu? te li posso far vedere, te li faccio vedere, te li do e te li vedi. Certo. Quanto vi dai? Quanto volete? Un assegno a vuoto. No, finiamo di vedere. È finito, finito, no? Non è finito. Sì. Sarà benissimo. No, questa qui era una alla vita. Una alla vita. Ah, sì. Questa è una delle vostre sorelle. Sir Michelle. Che si chiama Sir Michelle. Una delle vostre sorelle era con voi? No, questa qua era Sir Michelle. Ein Warha. La fonte? Si chiama fonte della foglia. Sì. Allora questa suora qua era di Latakia, vicino alla Latakia, sì. E faceva la babysitter, eccetera, da un medico di Latakia. Poi dopo, naturalmente, il medico era cristiano e piano piano questa qui insomma, si è innamorata del cristianesimo. E poi allora io adesso non mi ricordo con precisione quando, ma credo che verso il 57 o 58 l'ho battezzata. Ho capito. L'ho battezzata. E allora al servizio di un medico. Di un medico. Medico di Latakia. Cristiano. Di Latakia. Sì. E dunque ha conosciuto le suore, anche le suore carmelitane di Latakia. Conosceva e frequentava anche le suore carmelitane della Tachia. Le carmelitane di Latakia. Sì. E Padre Tarcisio serviva perché io andavo lì a dire la messa e fare le conferenze, parlare alle suore, eccetera, le carmelitane. E allora mi hanno detto appunto che c'era questa Michelle, suore. Però lei.